Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento, perché effettivamente il consueto appuntamento con speciale calciomercato, chiusura però della sessione invernale, 22:34 in diretta su Rete 8 Sport, puntata impreziosita dalla presenza di due presidenti che rappresentano appunto le squadre più titolate della nostra regione a livello professionistico, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Buonasera al presidente del Teramo Luciano Campitelli. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Piacere. Beh, insomma, è stata una giornata comunque positiva sia per il Teramo che per il Pescara, poi verificheremo. Per il Teramo sì, ci sono stati parecchi movimenti. Sì, sì, adesso li dobbiamo vedere in mezzo al campo se poi sono quelli che ci prospettiamo noi. Beh, però insomma avete intanto rivoluzionato il reparto offensivo, no? Perché sì, c'è stato un vero e proprio restyling, avete preso tre giocatori, tra l'altro notizia degli ultimi minuti, Barbuti ha accettato Gavorrano, dal Gavorrano è arrivato un difensore centrocampista, insomma un elemento versatile, Riccardo Cretella, se non vado errato, sì, classe 94. Sì, sì, sì. Ne eravamo tanti e qualcuno doveva uscire, sicuramente nell'ultimo periodo Barbuti forse non era più se stesso e ha fatto questa scelta, speriamo che faccia parecchi gol, glielo auguriamo veramente di cuore. È rimasto però Giacomo Tulli, anche se insomma la chiusura del mercato tra circa 25 minuti, ci potrebbero essere novità in merito, presidente? Ma lì c'era uno scambio in atto con Triestina, con un paio di ragazzi, ma poi chi per un verso, chi per l'altro, credo che non si chiuderà. Oggi che abbiamo 5 sostituzioni durante una partita, noi abbiamo 6 attaccanti, giusto così. Presidente Sebastiani, come giudichiamo il mercato del Pescara? La rosa è stata rinforzata? Ma l'intento è quello, quando si fa mercato, quando si cambia qualcuno, quando si prende qualche giocatore nuovo, l'intento sicuramente non è quello di peggiorarsi, ma di migliorarsi. Poi però, come diceva giustamente Luciano, adesso attendiamo i responsi del campo, perché i giocatori poi devono dimostrare in campo il loro valore. Sulla carta pensiamo di aver fatto una campagna di rafforzamento adeguata a quelle che erano le nostre necessità, a quelle che erano anche un po' le richieste del mister. Mi auguro che adesso questi ragazzi sappiano dimostrare in campo tutto il loro valore e dimostrare che non abbiamo sbagliato. Sono tanti attaccanti, anzi soprattutto ci sono tanti difensori, 12 e addirittura 4 punte centrali, perché Cocco e Cappelluzzo, a meno insomma, di novità dell'ultima ora, resteranno a Pescara. Ma vedi Massimo, noi non siamo abituati né a fare ad aspettare gli ultimi minuti per fare gli affari, non l'abbiamo mai fatto, e non siamo però dall'altra parte disposti a buttare all'aria i nostri giocatori. Sono rimasti Cocco e Cappelluzzo, vuol dire che abbiamo due giocatori importanti in più e quindi qualche possibilità in più durante le partite a disposizione del mister, quindi non ci preoccupiamo più di tanto. Riguardo al numero, siamo attualmente un paio di giocatori sopra, però bisogna anche sapere che durante questi 6 mesi, magari tra squalifiche, qualche infortunio che c'è sempre, la rosa che sarà a disposizione del mister sarà quella che voleva, quindi quei 24-25 giocatori che si potranno allenare normalmente ogni giorno e quindi consentiranno al mister di lavorare meglio e a noi all'occorrenza, avendo qualche giocatore in più, di essere più tranquilli in caso di qualche squalifica, in caso
di poterci giocare alla fine qualcosa di più importante, avere una rosa più importante sicuramente non guasta. Quindi diciamo così, sono escluse novità in uscita negli ultimi minuti di questo mercato? Ma non credo assolutamente, perché ribadisco, se qualcuno aspettava gli ultimi minuti per cercare di prendere i nostri giocatori per la gola, a Pescara sbaglia in indirizzo, e quindi noi siamo soddisfatti del mercato che abbiamo fatto. Ci dispiace se magari qualche giocatore possa non trovare tanto spazio, ma io penso che il mister le sue idee se le sia belle che fatte in questi mesi, e quindi è giusto che continui sulla sua strada. Abbiamo puntellato in quei ruoli che il mister voleva, e dove siamo stati costretti per via delle uscite, certo, a fare qualche cambio, e penso che questa rosa sia competitiva per giocarsi un posto al sole da qui alla fine. Allora facciamo così, ci colleghiamo subito con il nostro Enrico Giancarli, ristorante Bolzano di Montesilvano, l'amico Gianluca Belmonte, titolare di questa attività, è un, insomma, un'attività conosciutissima, storica, insieme Enrico Giancarli con il collega Walter Nerone, a voi. Sì, buonasera Massimo, un saluto da parte mia, da parte di Walter Nerone, buonasera Walter, buonasera, collega del centro, l'amico Gianluca che è alle nostre spalle qui dal ristorante Bolzena. Io direi intanto un saluto al presidente Sebastiani e al presidente Campitelli Studio, che Walter Nerone già aveva appuntato alcune cose che aveva detto il presidente Sebastiani, e quindi immagino abbia già delle curiosità per il presidente del Pescara e anche per il presidente del Teramo, vedo. No, io diciamo stavo cercando di fare una statistica, eravamo rimasti che bisognava sfoltire la rosa, al mio conteggio ce n'è uno o forse due in più. Sono molto d'accordo sul fatto che di non farsi prendere per la gola, però credo che domani diciamo, siamo tutti curiosi di sentire Zeman, insomma. Io non ho nulla da obiettare sulla qualità di questi che sono arrivati, perché confesso che non li conosco, non ho la minima idea di che utilità possono avere per il Pescara questi giocatori. Io spero che siano il meglio possibile, però non mi va di spacciarmi, vendermi conoscenze che non ho. L'unica domanda che posso fare in questo momento è se il Presidente ci può dare un'anticipazione su quella che è stata la valutazione di Zeman sull'aspetto meramente numerico. Perfetto, prima domanda di Walter Nerone per il Presidente Sebastiani, dunque capire un po' come Zeman ha reagito a questo numero, forse non uguale ai 25 richiesti. Presidente. Ma il mister, come dicevo prima, non è una questione di reagire o non reagire. Il mercato è un mercato che non comanda né il Pescara né le altre squadre. I giocatori non si possono buttare dalla finestra, come ho sempre detto, e quindi quando ce li hai, se non riesci a toglierli, te li tieni e cerchi di valorizzarli, perché il valore, il lavoro di un mister, di un allenatore, ancora di più di Zeman, che da questo punto di vista è un maestro, è quello di valorizzare il prodotto che hai, e per prodotto purtroppo è brutto dirlo come parola, ma sono i calciatori il prodotto che hai. Non sono d'accordo con Walter, nel senso che non siamo più di quelli che eravamo prima, anzi, perché prima ne eravamo 34-35 in tutto, con tutti quelli che erano che si allenavano a parte. Adesso, se togliamo quei giocatori che per tanti motivi non sono a disposizione, mi riferisco a Stendardo, a Bovo stesso, in questo momento per fare un esempio a Falco, oggi saremo con i due portieri 25, circa 25 se non vado errato. Quindi era un po' il numero che chiedeva il mister per poter lavorare. Non credo che ci sia una squadra in Italia che a giro non abbia 3 o 4 giocatori fuori, per tanti motivi, quindi si può lavorare tranquillamente senza nessun problema. Sotto questo profilo invece il Teramo, cioè Palladini, può essere soddisfatto, perché ne siete credo 24, sì. 23-24. Credo proprio di sì, ma noi come rosa è quella e doveva rimanere quella per una questione anche di
di bilancio, perché tra il Pescara e il Teramo c'è un abisso, nel senso che insomma, il Pescara è una squadra di Serie B e quindi ha altre ambizioni, altre situazioni. Noi, per quello che dobbiamo fare in questo momento, cioè fare il massimo per poterci tirare un attimino fuori, e poi quello che viene di più per noi è tutto di positivo per iniziare un nuovo progetto che parte da adesso, e quindi capire e vedere quali giocatori possono essere utili da questo gruppo per il prossimo anno, e poi rintervenire in quei punti dove il mister sicuramente chiederà dei rinforzi a seconda delle sue esigenze. Allora, con l'aiuto della grafica, lo chiedo naturalmente al nostro regista Danilo Cinquino, che salutiamo e ringraziamo. Partiamo dal Pescara, vediamo un po' quali sono stati i movimenti in entrata e in uscita in questo mercato di gennaio, e poi valuteremo anche la rosa nella sua globalità. Stessa cosa faremo anche per quanto riguarda il Teramo. Allora, gli arrivi del Pescara nel mercato di gennaio: Fiamozzi, Macin, Falco, Bonino, Yamga, Gravion e poi Cernaz, questo attaccante argentino classe 98, proveniente da River Plate. Veniamo invece alle partenze. Le partenze nel mercato di gennaio sono tante: Ganz, Zampano, Benalì, Selasi, Del Sole, Canute in prestito all'Asco, che abbiamo dato ieri la notizia, Forte che si è accordato col Monza sempre in prestito, Milicevic ha provveduto alla risoluzione, Pigliacelli, storia di qualche settimana fa, la Provercelli, Latte Latte è tornato all'Atalanta, Rossi ha risolto il rapporto col Pescara e si è accordato con il Teramo. Quindi sono in totale, presidente, 11 partenze. Quindi, se la matematica mi viene in soccorso e non è un'opinione, non possiamo essere di più adesso. Se entrano 6 o 7, ne escono 11. No, diciamo che ecco, Zeman aveva chiesto 25 giocatori, in realtà poi sotto contratto, adesso vedremo la grafica, ne sono 29, però ci sono dei giocatori ai margini per infortunio, probabilmente con Stendardo troverete una soluzione, perché non c'è stata la risoluzione, però non rientra nei bilanci. Sì, ma con Willy il problema non esiste, perché lui ha con noi un ottimo rapporto, ma ha in mente altre cose, quindi non era necessario chiudere il rapporto oggi, lo si farà magari anche nei prossimi giorni. Willy è un atleta esemplare, un professionista esemplare, un giocatore che si è messo a disposizione sia lo scorso anno che quest'anno senza nessun problema. Purtroppo non rientra nei piani tecnici e quindi lui lo sa bene, e siccome per fortuna nella sua vita può fare anche dell'altro, sicuramente si troverà una soluzione. Però ribadisco, il mercato di gennaio si chiama mercato di riparazione, lo è un po' per tutti quanti, lo è per chi deve far uscire i giocatori. Purtroppo, guardate, acquistare dei giocatori è semplicissimo, ci vuole un attimo, farli uscire soprattutto quando si è in una piazza che offre un po' tutto, è un po' difficile convincere poi i giocatori ad andare via da Pescara per andare in un'altra piazza. Questo succede a Pescara, succede anche in altre piazze importanti, ma succede anche, è successo, penso che sia successo, sì, anche a Luciano, che magari qualcuno abbia rifiutato delle destinazioni che sono magari non più gradite di quelle che può essere Teramo. Quindi non possiamo puntare la pistola alla testa a nessuno, sono professionisti e siccome non ci hanno puntato la pistola a noi quando li abbiamo ingaggiati, è giusto che facciano le loro scelte. Devo dire che io il mio input, molto sinceramente, per il futuro è quello di andare a prendere sempre di più giovani di prospettiva, perché sul giovane puoi fare un investimento anche per il futuro. È chiaro che il giocatore che ha già una certa età, ha già una sua carriera alle spalle, e poi diventa un po' più difficile, però noi abbiamo anche, se vogliamo, il fardello della scorsa stagione, dove in Serie A abbiamo, facendo anche tante operazioni, abbiamo anche dei giocatori che hanno comunque degli ingaggi importanti e che sono poi di difficile ricollocamento sul mercato.
Perfetto, allora vediamo invece la grafica che riguarda il Teramo, presidente Campitelli, acquisti e cessioni, arrivi e partenze nel mercato di gennaio. Allora partiamo naturalmente dagli arrivi: Castagna, questo centrocampista centrale, il classe 98, proveniente dal Bari, poi Bifulco, tra l'altro è un portiere, un calciatore che si conosce e non da ieri in Abruzzo, perché è pescarese, ha giocato nel Chieti, nella Valle del Giovenco, anche esperienze importanti nel Matera, viene dal Monopoli e c'è stato lo scambio con Lewandowski, che invece è andato a rinforzare la squadra pugliese. Poi San Domenico, anche questo un attaccante importante di categoria ex L'Aquila, Gondò e Panico. Gondò e Panico sono le novità, se vogliamo, presidente, sono delle sorprese, perché Gondò, cresciuto nella Fiorentina, ivoriano, classe 96, è stato acquistato dalla Steras Tripoli, squadra greca, siete riusciti ad ingaggiarlo, ex Ternana, tra l'altro 2 anni fa in Serie B. Un grande colpo, come soprattutto Panico, che fa parte della nazionale Under 20 di proprietà del Genoa, ha militato nell'ultimo anno e mezzo nel Cesena. Poi Rossi, abbiamo detto, ha risolto il rapporto col Pescara e si è accordato col Teramo, e Cretella in arrivo dal Gavorrano, dove invece è approdato Barbuti. Vediamo infatti le partenze del Teramo, eccole qui: Lewandowski, abbiamo detto al Monopoli, Paolucci, anche Paolucci di proprietà del Pescara in prestito al Monopoli, Foggia al Sicula Leonzio, Altobelli al Siracusa, Sumaré è rientrato dal prestito, era dell'Avellino, è andato a giocare in Lussemburgo se non vado errato, sì, e Barbuti al Gavorrano. Come siete riusciti ad acquistare per esempio Panico, che è un attaccante di indubbie prospettive? Non era facile. Non era sicuramente facile, tramite lì abbiamo avuto la fortuna che il suo procuratore è di Teramo e quindi sicuramente mi ha chiamato, l'ho detto a Federico, lui lo conosceva, quindi ne ha subito parlato molto bene, un ragazzo che ha molta fame, mi ricorda un attimino la grinta, la determinazione di Lapadula, come poi sicuramente è un ruolo diverso, un altro tipo di giocatore, ma è un ragazzo con una storia alle spalle molto importante e quindi viene molto dal basso, è stato un ragazzo con dei problemi familiari e tutto il resto, e quindi ha una tempra veramente forte e importante. Io gli auguro che lui possa emergere a livelli molto molto alti, perché è un giocatore, da come se ne parla, da come si è posto, veramente voglioso di fare il calciatore a grossi livelli. E stiamo parlando di una classe 97, sì, che tra l'altro, di cui mi ha parlato molto bene Camplone, che l'ho allenato a Cesena. Abbiamo detto anche di Gondò, io l'avevo visto in un paio di partite 2 anni fa nella Ternana, mi aveva fatto un'ottima impressione, poi l'abbiamo perso un po' di vista perché è andato a giocare in Grecia, però è cresciuto nel vivaio della Fiorentina e, se non vado errato, credo che abbia giocato anche con Bernardeschi, qualcosa del genere. Sì, si è giocato con Bernardeschi, e poi Panico mi diceva che ci ha giocato anche contro e insomma questo era un ragazzo di grossa prospettiva. Noi ci crediamo perché insomma questa operazione è stata fatta insieme al Pescara, certo, perché sicuramente lui non sarebbe venuto in primo appoggio in Serie C, e quindi è venuto tramite, come venne Donnarumma a quei tempi. Speriamo che si possa ripetere la stessa favola, perché veramente è un grande gigante, ma con delle caratteristiche anche importanti, sia come velocità che come fiuto del gol, da quello che ripeto, quindi dovrebbe essere perfetto per il 4-3-3, visto che insomma Paladini pare che abbia optato per questo tipo di gioco. San Domenico lo conosciamo, ci ha sempre fatto gol, è un giocatore che a prescindere dai gol che ne fa tanti, ma poi fa tanti assist, e quindi un giocatore. Anche domenica entrò, prese un pallone, lo mise in area lì, se eravamo un pochettino svegli avremmo segnato il 2-0, quindi ha delle caratteristiche importanti. Diciamo che noi non abbiamo smantellato la rosa, bensì tutto quello che poteva essere il contorno ci abbiamo messo dei giocatori forse un attimino
Beh, diciamo che avete innervato pesantemente sì. proprio il reparto d'attacco, no? Perché è praticamente rivoluzionato. È rivoluzionata la prima linea del Teramo, dobbiamo andare in fascia. Allora ci fermiamo per pochi istanti e poi torneremo in collegamento con il ristorante Bolzena di Montesilvano, dove ci sono il collega Enrico Giancarli e Walter Nerone. Tra pochissimo. Le 22.58 quasi, restano due minuti al questo mercato, non ne possiamo più, obiettivamente il mercato di gennaio è perfettamente inutile, questo è il mio sommesso punto di vista, ci mancherebbe. Allora, torniamo al ristorante Bolzena, amico Gianluca Belmonte con Enrico Giancarli e Walter Nerone. Enrico! Prima di intanto di nuovo ben ritrovati dal ristorante Bolzena, prima di dare il microfono a Walter Nerone, che ti assicuro Massimo ha riempito il suo block notice di appunti sulle parole dei presidenti, vi volevamo dire che nella vostra testa noi qui stavamo benissimo nel ristorante Bolzena, ci ha accolto Gianluca in maniera praticamente perfetta, credo vi facciamo anche un po' di invidia lì in studio e quindi devo fare i complimenti a Gianluca perché si mangia Gianluca davvero molto molto bene, sei in diretta Gianluca, poi faccio un saluto, si mangia davvero molto molto bene. Detto questo, Walter Nerone ha pronte delle domande per il presidente Sebastiani e poi Massimo ho io alcune curiosità per Luciano Campitelli che saluto. Walter. No, intanto avevamo detto che se non ci chiamano non ci offendiamo perché... Stiamo mangiando la grande. Il tempo si trascorre bene. Ma adesso, al di là della battuta prevedibile, diciamo anche questo. Una delle curiosità, adesso io chiedo scusa per l'imprecisione sui numeri di prima, ma evidentemente ho controllato sul sito prima ancora che venisse aggiornato. Però è fuori di dubbio che il tifoso pescarese si chiede, la domanda che si fa il tifoso pescarese è su Embalo. Si è detto che Embalo era l'uomo che ci voleva, secondo me dopo l'arrivo di Falco forse non era più così indispensabile, però Embolo si era anche detto che Embolo non veniva perché non si muoveva da Palermo. Alla fine si è mosso, è andato a Brescia e ovviamente ci si chiede se non fosse in qualche modo questo esito, come dire, se non fosse stato possibile interferire in qualche modo in questa vicenda, insomma, perché è chiaro che con tutto il rispetto per chi è arrivato, ormai ci si era fatti l'idea che con Embalo, diciamo, il mister sarebbe stato un pochettino più soddisfatto. Questa è la considerazione di Walter Nerone su Embalo, quindi per il presidente Sebastiani. Massimo, prima di restituirti la linea, volevo fare una considerazione al presidente del Teramo, Luciano Campitelli, proprio riprendendo quello che era stato un tuo articolo sul nostro sito www.rete8.it dopo il divorzio dal direttore sportivo Giorgio Repetto. Mi aveva colpito molto una frase del direttore Repetto quando ha detto ringrazio tutti tranne le lobby che consigliano il presidente Campitelli. Ecco, credo anche con Walter ne stavamo parlando, volevamo un po' un chiarimento su questa frase molto d'effetto del direttore Giorgio Repetto. A voi. Perfetto, chi vuole rispondere prima? Ma io. Allora, il presidente Campitelli. Non esistono lobby e quello che diciamo, le decisioni le ho sempre prese io e sempre le prenderò io, forse Giorgio, ripeto, era dispiaciuto e quindi non so a chi si riferisce o meno, e altro non devo dire perché non c'è niente da dire. Perfetto, chiaro, conciso. Presidente Sebastiani, su Embalo. Premesso che io sono un po' invidioso di Enrico e di Walter. Però bevono birra. Perché li vedo impegnati dall'inizio. No? Però da quando bevono eravamo. Birra e non vino, no. Qualcosa stride, vero? Il problema è che siccome io ho sete, già si sono scolati la prima bottiglia, no, li invidio tanto. Qualche bottiglia di vino pregiato di Bosco, ho visto. Ma con le patatine è meglio la birra. Rispetto a Embalo, arrivi a un punto del mercato che devi prendere delle decisioni. Il Palermo l'ha portata alla lunga questo discorso di Embalo perché inizialmente probabilmente non erano convinti di farlo uscire. Penso che di avere un buonissimo rapporto con Fabio, con il quale ci siamo visti nell'ultimo mese forse 10 volte e ogni volta mi ha confermato
che Embalo non usciva, per cui non è che potevamo aspettare a due giorni dal mercato che se non usciva Embalo eravamo lì ad aspettare Embalo sì, Embalo no. Quindi, siccome le scelte del mister erano Embalo e Falco, ancora di più, se devo dire la verità, Falco ed Embalo, perché Falco ci era stato chiesto anche a giugno, a luglio, e poi Falco. Quindi prima scelta Falco. Le scelte erano Falco ed Embalo, sulla stessa linea. È chiaro che se tu non fai a un certo punto, non prendi una decisione, arrivi alla fine, non, Embalo non esce e ti trovi qui a dire perché non avete preso Embalo e Falco. Oggi no, abbiamo preso Falco e si chiede per quale motivo non è arrivato Embalo. Non si può avere tutto dalla vita, io sono contentissimo personalmente e il mister lo è altrettanto che sia arrivato Falco. Purtroppo quest'anno la sfiga non ci lascia, perché Falco è arrivato e aveva una gran voglia di giocare contro la sua ex squadra, durante l'allenamento all'ultimo minuto si è fatto male, speriamo di recuperarlo in tempi brevissimi e Falco sicuramente non farà rimpiangere nessuno. Io devo dire la verità che sono arrivati anche altri giocatori molto importanti che probabilmente conosciamo poco qui a Pescara, sicuramente. Però il tempo ci dirà se abbiamo fatto bene, è sempre il giudice, giudice supremo, ma soprattutto poi i ragazzi dovranno dimostrare tutti, perché con il nome abbiamo imparato in questi anni che non si va da nessuna parte, certo. E quindi non basta il nome, non basta quello che hai fatto, ma è sempre importante quello che farai, quindi mi auguro che quelli che sono arrivati dimostrino che non abbiamo sbagliato e soprattutto che hanno una gran voglia di fare bene qui a Pescara. Ecco, io volevo fare una domanda prima di tornare di nuovo al ristorante Bolsena con Enrico, da Enrico e Walter Nerone. L'infortunio di Falco vi ha fatto rifare un pensierino su Embalo? Oppure, cioè, perché no, siete tornati su Embalo? Quando si è riaperta la possibilità che Embalo stava sul mercato, noi avevamo detto che c'eravamo e ci siamo rimasti. Poi effettivamente il discorso cade sempre, è un po' come Pessina quest'estate. Embalo è tornato dove aveva l'allenatore con il quale aveva fatto bene, e quindi con Boscaglia che l'ha voluto a tutti i costi. Alle volte io penso che se il prossimo anno Zeman andrà alla Juve, magari Mazzotta vuole andare alla Juve. Sì, sì. Comunque no, però la domanda anche del tifoso precedente è questa: quanto ha influito l'aspetto economico? Perché è chiaro che il Brescia ha dato 150.000 euro per il prestito oneroso, diritto di riscatto e poi percentuale in caso di vendita futura del giocatore al Palermo. Ma noi non facciamo molta pubblicità su quello che facciamo, ma vi devo dire che anche noi abbiamo pagato un prestito con un diritto di riscatto su Falco. Per cui voglio dire, abbiamo intrapreso quella strada perché insieme con i direttori e il mister abbiamo deciso di andare dritti su Falco, quindi noi siamo assolutamente convinti e soddisfatti dell'arrivo di Falco, quindi io assolutamente non rimbiango che non sia venuto Embalo. Embalo e Falco erano per noi sulla stessa linea, se non si riusciva a fare uno, certo, era giusto farne un altro, perché magari si rischiava di arrivare all'ultimo giorno, succedeva qualcosa a qualche giocatore del Palermo, Embalo non usciva e noi eravamo lì ad aspettare Embalo Falco. Io non voglio prendere difese, per carità, del tifoso, però è chiaro che ci può essere un pizzico di delusione, no? Perché nel momento in cui si dice il Pescara è tornato su Embalo e magari era anche in vantaggio sul Brescia, perché sembrava in vantaggio sul Brescia, il giocatore sceglie Brescia e non arriva a Pescara, c'è delusione, oggettivamente. Abbiamo aperto la trasmissione dicendo che siamo tanti. Sì. Che non eravamo di più di quanti ne eravamo prima. Con il mister voi sapete che l'unico impegno che ha chiesto è quello di cercare di sfoltire la rosa a tutti i costi. Quindi quando noi siamo anche ritornati su Embalo, il mister non era assolutamente nemmeno così contento, perché è arrivato Falco, per lui sta bene Falco, è arrivato Yamga, certo. Ci sono quattro attaccanti, quattro punte centrali che possono tranquillamente giocare. Obiettivamente è un numero esagerato, perché purtroppo saranno pure esagerati, no. Magari sapete se Zeman comincia a fare un altro modulo di gioco. La vedo dura sotto questo profilo. Allora facciamo così, torniamo al ristorante Bolsena, Enrico e Walter. Non mi ascoltano? Enrico e Walter? Eccoci di nuovo, dunque noi abbiamo un po' ascoltato. Sì, eccoci, abbiamo ascoltato un po' quella che è la risposta del presidente precisa su Embalo.
Sei deluso, Walter, no? No, no, assolutamente. Diciamo, il ragionamento ha una sua logica. Sostanzialmente io potrei anche essere d'accordo. Quello che... Allora, intanto voglio dire, questo mercato per il Pescara, tanto per non fare, diciamo, criticare è facile, no? Un segno distintivo rispetto al recente passato ce l'ha. È un mercato giovane. Negli ultimi anni, a gennaio, si era vista troppa, diciamo così, troppa gente magari un po' logora, usurata, magari di grande storia, di passato importante, che però poi non aveva inciso. Non me ne viene in mente uno degli anziani arrivati a gennaio che abbia dato qualcosa di significativo. Quest'anno indubbiamente c'è questo cambio di rotta. Si sono eliminati alcuni equivoci. Adesso a me personalmente la partenza di Ben Ali dispiace tanto, perché è un giocatore che nel momento, diciamo, se hai qualche problema te li risolve. Walter, posso chiedere, tra parentesi, al presidente Sebastiani se è contento o se è arrabbiato che a Crotone da mezzala è il migliore in campo in Serie A? Aperta e chiusa parentesi, ci stavo arrivando pure io. Perfetto. Allora, questa è la nostra domanda. Io invece al presidente Campitelli volevo chiedere una cosa e spero che mi risponda sì, Enrico hai ragione, perché quando ci siamo visti nella conferenza stampa di presentazione di Ottavio Palladini, io ho rivisto un presidente Campitelli che nel futuro vuole tornare a vincere, vuole tornare a fare campionati importanti, arrabbiato per le continue virgolette lamentele organico giovane di Asta, parentesi chiusa. Ho rivisto un Campitelli molto motivato. Io sono convinto che il prossimo anno il Teramo tornerà a lottare per quello che è il suo DNA, ovvero vincere i campionati. E questo è una parola grossa, però sicuramente è un augurio, insomma, quello sicuro, di Enrico, però diciamo che con persone umili io vado, mi ci sposo a nozze. Ho visto il mister, una persona carismatica, una persona vogliosa, una persona nella normalità, e queste cose a me mi caricano, mi danno voglia e stimoli per poter poi fare una progettualità di unione, perché l'unione fa la forza, si dice, ed è così. Certo che i ribaltoni sono quasi all'ordine del giorno a Teramo, perché l'anno scorso sono arrivati tra allenatori e direttori sportivi e tanti personaggi che si sono avvicendati nei vari ruoli. Perché? Perché sta cambiando sempre tanto il presidente Campitelli? Non stiamo cambiando, dobbiamo trovare il feeling con le persone giuste, quindi quest'anno una persona importante è rimasta, che è il direttore generale, e quindi certo, si comincia a farci un discorso serio e importante. E purtroppo per motivi sia per un verso che per l'altro, ripeto, bravissimo professionista di alta qualità, però forse il progetto Teramo è un progetto più a livello dilettantistico che a livello proprio professionale, perché noi siamo abituati che abbiamo tanti ragazzini, quindi persone che secondo le nostre esigenze stiano attaccati all'interno della struttura, all'interno dello spogliatoio. Sicuramente Giorgio era abituato ad avere più collaboratori intorno, e quindi io non è che gli do una colpa o meno, oppure non potrò mai dire che non è un grande professionista, perché lo è. Forse siamo noi una società che siamo più bassi di quello che forse lui è abituato a fare e a gestire. Presidente Sebastiani, su Benali, questo è un altro tormentone, sì, in realtà. Sì, ma io, voi sapete qual è la mia idea su Benali, quindi non torno a fare nessun tipo di polemica, perché anche il mister che ho in panchina sa quello che penso io di Benali, però è evidente che era diventato un equivoco grande, e siccome il giocatore non aveva manifestato la volontà di non rimanere a queste condizioni, quindi come ho detto forse qualche giorno fa a te in un intervento telefonico, sicuramente non l'avrei mai dato ad una squadra di B. È capitata questa opportunità, Benali è contento, sta dimostrando che
in quel ruolo ci può giocare, ma poi ognuno la vede, rimane della sua idea. Il mister ha sempre detto che per lui era più esterno, il ragazzo non si è sentito di continuare su quella strada. È giusto tenere giocatori che hanno, che siano anche meno forti, ma che hanno la convinzione di quello che stanno facendo. E Benali non, purtroppo non ce l'aveva più. Vale lo stesso discorso per Zampano, che probabilmente, ma fa parte anche un po' delle scorie che lascia il campionato, cioè, che ha lasciato il campionato passato, perché far rimettere, rimettere in testa certi giocatori che non sei più in Serie A ma sei in Serie B e devi comunque starci ad alti livelli perché la Serie B non ti perdona, per molti non è semplice. Ci sono giocatori che si sono rituffati nella categoria e stanno facendo bene, ci sono giocatori che magari non hanno digerito questa retrocessione e quindi è giusto che cambiassero aria, che andassero a fare le loro esperienze. Pensiamo di aver sostituito, perlomeno per quei ruoli che intendeva il mister, quindi Benali esterno, certo, con due esterni che sono, possono fare tranquillamente quel ruolo e forse sono di ruolo. Zampano l'abbiamo sostituito con un giocatore che penso sia assolutamente all'altezza e sia una garanzia. Però a me non mi va neanche di dimenticare che in quel ruolo abbiamo quattro giocatori, mi riferisco a Crescenzi, a Balzano, a Mazzotta e allo stesso Fiammozzi, che penso che se andassimo ad analizzare le rose della Serie B una per una, non so quante squadre hanno quattro esterni bassi di quel livello. Per quanto riguarda i terzini posso convenire con il presidente Sebastiani, per il resto è un po' diversa la mia opinione, ma è solo la mia opinione, come per esempio su Benali. Prima di dare la linea al nostro Danilo Cinquino, l'ho sempre detto, lo voglio ribadire, Benali è sicuramente un ottimo giocatore, ma un allenatore non può neanche modificare una sua idea di calcio per un giocatore, a meno che non sia determinante. Io di calciatori determinanti nel gioco del calcio ne ho visto solo uno, si chiama Diego Armando Maradona, lo vado ripetendo spesso, ma è la realtà dei fatti. Oppure c'è anche l'esempio di Sansovini, che sei anni fa è stato schierato esterno da Zeman, magari all'inizio non era convinto, poi però ci ha creduto in quel ruolo e diciamo che ha allungato anche la carriera, se vogliamo, perché quell'anno fece 16 gol. Sansovini da esterno, un ruolo non proprio congeniale, questo lo sanno tutti, alle sue caratteristiche. Ci fermiamo per pochi istanti, linea a Danilo Cinquino. Eccoci qui, allora 23:19, torniamo al ristorante Bolsena dell'amico Gianluca Belmonte, continuano Giancarli e Nerone a birra, lì ci vorrebbe un buon vino, vero presidente? Ma con le patatine è meglio farlo. Sì, vabbè, però come si fa, insomma, vabbè, loro mangiano, beati loro. Allora andiamo al ristorante Bolsena, Enrico e Walter. No, no, Massimo, guarda, la bottiglia è ancora piena di birra, eccola qua, bottiglia piena, quindi non è assolutamente vero quello che dici. Tra l'altro Gianluca poco fa ci ha detto di invitare i presidenti, tu non puoi venire, ha detto Massimo, già hai declinato l'invito, qui dopo la trasmissione, che c'è Gianluca, confermi, uno spaghetto, aglio e olio per il presidente Sebastiani e per il presidente Campitelli. Quindi giriamo l'invito, dopo ci date una risposta. Mentre Walter Nerone aveva delle altre considerazioni per il presidente Sebastiani. Walter. Beh, oddio, più che considerazioni, diciamo che io ho qualche perplessità sul ragionamento che si faceva prima su Benali e gli altri, l'inamovibilità del modulo in funzione di certi giocatori. Il modulo in teoria calcio moderno lo cambia anche per esigenze, diciamo, occasionali. Però adesso, al di là di questo, faremo un discorso un po' complesso per l'ora. Io sono d'accordo che sotto certi aspetti la rosa, diciamo, tolti alcuni, chiamiamoli, problemi, la rosa teoricamente è anche più forte, sicuramente è un po' più giovane, non è meno numerosa, mi permetto di insistere. E questa è una polemica col presidente, però. Sì, perché io credo una cosa, adesso non me ne voglia il presidente, io credo che da domani, in assenza di perplessità manifeste del tecnico, da domani il presidente e l'allenatore giocheranno senza rete, perché il presidente è convinto di aver fatto il massimo e io ci posso anche credere, però il pubblico come al solito poi giudicherà dai risultati.
L'allenatore non può ricominciare con la storia di non erano quelli che volevo io. Adesso questi c'ha e con questi ho vinto il campionato. Beh, vincere è un po' complicato. No, vincere per me i playoff è come vincerlo. Comunque, o ottiene i risultati che ci si aspetta, altrimenti avrà anche lui fallito. Avrà anche lui fallito, perché le considerazioni che si faceva nel momento in cui tu ritieni Benali un problema, Zampano un problema, degli arrivi, per esempio conosco Fiamozzi, che sicuramente come fase difensiva forse è anche meglio di Zampano, no? E allora nel momento in cui ritenevi quelli dei problemi e li hai risolti e adesso c'hai dei giocatori che dici che sono più di tuo gradimento, puoi fare solo meglio. Adesso è giusto che la gente, i tifosi si aspettino, si aspetti qualcosa di più, qualcosa diciamo di meglio, anche sotto il profilo meramente estetico. Però sul numerico non sei d'accordo col presidente Sebastiano? No, sul numerico non sono molto d'accordo, ovviamente, considerando anche alcuni, diciamo, di quelli che Zeman neanche vorrebbe vedere negli spogliatoi. Per me quelli tesserati sono una trentina, e poi se Stendardo va via, se qualche altro va via... Aspetta, diciamo, allora Walter... Ovviamente li saluto con rispetto tutti, ma tecnicamente di che stiamo a parlare? Aspetta che c'è Massimo. No, volevo far rispondere al presidente Sebastiani, comunque volevo soltanto precisare in questo momento... Posso una cosa, Massimo? Sì. Che per addolcire un po' il presidente Sebastiani dopo questa critica di Walter Nerone gli ribadisco l'invito di Gianluca con il presidente Campitelli per uno spaghetto aglio e olio. Ma non c'è problema, dai. Campitelli, vediamo solo se c'è la porchetta. No, volevo dire solo per così per precisare, in questo momento i giocatori sotto contratto alle 23:23 che si è chiuso il mercato di gennaio sono 29, giusto per precisare. Prego presidente. No, ma volevo specificare un aspetto importante. Zeman non ha mai ritenuto Zampano un problema o Benali un problema. Zampano proprio non l'ha mai ritenuto un problema, anzi era contentissimo di avere Zampano, probabilmente era più Zampano che non era con la testa molto collegata su Pescara quest'anno, certo. Per via di quei discorsi che facevo prima. Per Benali lui aveva una sua idea, lo vedeva esterno, magari Benali non si vedeva esterno, però non è che riteneva che Benali fosse un giocatore scarso o non. Poi sono d'accordo con Walter quando lui dice oggi nel calcio moderno i moduli si adottano a seconda di quello che c'hai, no? Però noi sappiamo già dall'inizio che avendo un allenatore come Zeman gioca in quel modo e quindi tu cerchi, certo, di accontentarlo con i giocatori con quelle caratteristiche. È naturale che, mi auguro e sono convinto che non succeda, è naturale che se domani mattina dovessi sentire il mio tecnico dire che Falco non va bene, che Fiamozzi non va bene, che Macin non va bene o che questi ragazzi abbiamo preso non va bene, a questo punto dovrei rivedere io la mia posizione nei confronti del tecnico, perché non è che qua stiamo giocando a rimpiattino, qua abbiamo fatto un mercato che va in una direzione che è quella concordata. Adesso vogliamo discutere che siamo due in più, magari me li porta a spasso con me di due in più, però voglio dire non sarà sicuramente quello il problema. Sono convinto come società di aver fatto un mercato che va anche in una direzione di prospettiva, perché i giovani che sono arrivati, e mi riferisco ai vari Bunino, Yamga, lo stesso Falco, sono tutti giocatori sui quali noi abbiamo comunque un interesse diretto, se non addirittura di proprietà, sì. Gravion per esempio, e quindi noi abbiamo la possibilità, questi ragazzi, nel caso in cui si faccia bene, si decida poi di a giugno di magari esercitare o il diritto di riscatto, gli obblighi che abbiamo, questi diventerebbero patrimonio del Pescara. Ecco, così, ricordiamo Bonino però di proprietà della Pescara, Bonino Mancuso fa la Juve da giugno e Bonino poi c'è... di proprietà del Pescara, così come lo è diventato in questa operazione anche Morselli, che esatto, oggi Morselli è un primavera che sta facendo molto, certo, bene nella nostra primavera, domenica è anche stato... No, volevo completare dicendo che Juventus e Pescara mantengono il 50% in caso di vendita futura, sì, su ma Mancuso sono, e su queste Bonino. Queste sono le operazioni, io penso che...
quando si ha la possibilità e la fortuna di avere degli ottimi rapporti con società come Juventus, come Inter, come Roma stessa, e si ha anche la fiducia dall'altra parte di vedersi accordare certe operazioni che sicuramente non fanno con tutti, bisogna essere bravi ad andare a pescare quei giovani che poi in futuro possono rappresentare sia sul campo che poi anche a livello di bilancio degli aspetti molto positivi, perché di queste operazioni ne abbiamo fatte diverse, perché purtroppo da noi di Verratti ne nasce uno ogni 10-15 anni, ma forse anche di più. Nella Juventus o nell'Inter probabilmente se uno pesca a occhi chiusi nella primavera attuale dell'Inter, è un po' diverso, dovunque peschi penso che non possa sbagliare, e quindi voglio dire avere questi rapporti. Infatti Pavone aveva adocchiato i vari Valietti, Van Usden, no? Se non vado errato. Ma non è che ci voleva Pavone per avere detto, no, Valietti, io lo riconoscevo, Presidente. Sì, ho capito, ma chi fa questo mestiere e va a vedere l'Inter, anche io e te che non capiamo niente di calcio, ce li riportiamo tutti a casa. No, nel senso che ci vuole anche l'occhio clinico. Sì, ma perché se no, insomma, l'occhio clinico, ritorniamo al discorso di Verratti. Verratti lo capivano tutti, era un fenomeno. Non è che ci voleva uno scienziato nucleare. È difficile vedere quelli che arriveranno dopo e che magari faranno più fatica, lì ci vuole la bravura. Sì, anche su questo non è che sono perfettamente d'accordo con il Presidente, perché per esempio un allenatore, no? Parlando di allenatori, si dice sempre quando hai il talento è facile vincere, ma ci sono anche gli allenatori che distruggono il talento. Quindi insomma un discorso poi, ma quello, poi quello, da sviluppare. Scusami Massimo, però quello poi è sempre una questione soggettiva, no? Nel senso che ci sono allenatori che producono molto per le società e nello stesso tempo distruggono altro, sì, perché sì. Magari se io vedo Benali esterno e ho distrutto una mezzala, però magari ho costruito un altro sì, esterno, sì. Che diventa un fenomeno, quindi si può sbagliare, possono perché sbagliare dire. Tutti, e quindi c'è la necessità da parte delle società di avere certo. Pazienza, di seguire un progetto, perché sennò poi la parola progetto viene sempre abusata, ma poi alla prima sconfitta o al primo palo che la palla va fuori cacciamo tutti, e non è così, non funziona così. Perché non è arrivato il secondo portiere? Perché Campitelli prima di entrare mi ha detto lascialo l'ho, e io l'ho lasciato l'ho. No, che significa? No, veramente, perché c'è una motivazione particolare? No, perché ritorniamo a bomba, abbiamo, noi nel nostro settore giovanile abbiamo cresciuto in questi anni, perlomeno da quello che dicono i miei tecnici, degli ottimi giovani, e mi riferisco a Savelloni, a Calore che sta facendo bene a Teramo, a Castrati che è in Albania, delle due l'una, o ci crediamo, andare a prendere un secondo portiere giovane da un'altra parte vuol dire che noi abbiamo dei giocatori che non possono giocare. Però stavate pensando a Rosati. Ma Rosati era rientrato in un discorso dove se c'era dentro uno scambio che magari Perugia prendeva un altro giocatore nostro, allora ci si faceva, diciamo tra virgolette, una cortesia reciproca. Certo. Ma nel momento in cui uno deve prendere un giocatore così a secco, io penso che Savelloni possa tranquillamente fare il secondo. Poi, come ho sempre detto, oggi se trovassi un Aldegani di turno, lo metti là, perché all'occorrenza se capitare un qualcosa di imprevisto ce l'hai lì, ma penso che anche a detta del nostro preparatore dei portieri Savelloni è un giovane... ma non per sfiducia nei confronti di Savelloni, che tra l'altro insomma era un prospetto molto interessante tanti anni fa, è stato sfortunato, non è anziano, stiamo parlando di un 95, quindi ha ancora tutto il tempo per dimostrare il suo valore, però insomma non gioca con continuità e costanza da un bel po' di tempo, e quindi solo quello era il discorso, insomma è un campionato di Serie B importante, si poteva affiancare a Fiorillo un elemento magari anche di maggiore esperto. Sui portieri, tutto qui, non era la sfiducia nei confronti del ragazzo. Se dovesse fare un elenco degli svincolati dei portieri, ce ne sono almeno 10 in giro pronti a venire a pescare. Assolutamente. No, volevo chiedere a Capitelli, prima di tornare ai nostri amici al ristorante Bolsena, il Presidente si è tranquillizzato perché c'era qualche piccolo dubbio su Barbuti, no? Barbuti ha accettato. Purtroppo... Cioè non è che devo cambiare la notizia sul sito, no? Mi ha confermato adesso. Quindi Barbuti al Gavorrano e arriva a Cretella questo difensore centrocampista, elemento versatile, mi pare di capire, classe 94. Quindi l'abbiamo sostituito con questo ragazzo.
Perfetto, allora torniamo al ristorante Bolsena. Intanto possiamo far rivedere la grafica della rosa del Pescara, come è cambiata dopo questo mercato di gennaio. Enrico Giancarli e Walter Nerone. Un secondo, Massimo? Sì, dobbiamo... Tra un po' a Bolsena. Perfetto, tra pochissimo. Allora, vediamo la rosa del Pescara e poi vedremo la rosa del Teramo. Fiorillo, Savelloni sono i portieri, poi difensori Balzano, Fiamozzi, Crescenzi, Mazzotta, Gravion, Coda, Campagnaro, Perrotta, Lisalde, Bovo, Stendardo e Fornasier. Sono tanti i difensori, presidente, però 12. Però siccome prendiamo molti gol, ecco, allora quindi l'avete fatto apposta. Rischiereremo tutto qua insieme. Centrocampisti, Proietti, Carraro, Macin, Valzania, Koulibaly e Brugman. Attaccanti Mancuso, Falco, Capone, Yamga, Baes, Pettinari... Poi chi è quell'altro che non lo riesco a vedere? Bonino, Bonino, Cocco e Cappelluzzo. Sono quattro punte centrali, presidente. Torniamo alla domanda iniziale. Danno fastidio? No, io a me no. Potremmo dare fastidio a Zeman. Zeman non, sicuramente non sentirà il fastidio. Siete fortunati, presidente, che avete un allenatore aziendalista. Diciamola tutta. È un allenatore aziendalista, Zeman. Ma guardate... Non è esigente, non chiede giocatori di spessore. Questo è agli atti, Sì, però voglio dire, non chiedere giocatori di spessore non significa non chiedere giocatori bravi, perché poi i giocatori di spessore sono quelli bravi. No, spessore intendevo dire che costino parecchio, mi pare che lui sia contento. Non penso neanche che questa squadra costi poco, perché ripeto, è vero che saremo anche tanti, però è anche vero che se vuoi prendere i giocatori di qualità costano. Non è che ti regalano, e non solo ti regalano il giocatore, ma non ti regalano nemmeno gli stipendi dei giocatori. Quindi... Campitelli è preoccupato perché sto provocando troppo il presidente Sebastiani, no? No, ma io se volete posso sdrammatizzare, vi posso far ascoltare un'intervista che ha rilasciato il presidente Campitelli. C'è un po' un problema per la sedia, però è molto simpatica. Un imitatore di Campitelli, imitatore che doc. Che forse lo fa meglio di Campitelli stesso. Sì. Allora, tra l'altro è simpatico veramente, no, questo imitatore? Ma sicuramente sarà qualche amico. Poi magari lo manderemo in onda, non adesso, però ci metteremo d'accordo. Allora andiamo da Enrico Giancarli e Walter Nerone. E poi dobbiamo andare in pubblicità. È finita la birra. Sì, eccoci là. Prima della pubblicità io vorrei chiedere al presidente Sebastiani e al presidente Campitelli quali devono essere gli obiettivi della squadra da qui alla fine. Nel senso, se il presidente Sebastiani ha dato l'input del raggiungimento della zona playoff e se il presidente Campitelli guarda ancora all'ultimo posto utile, perché comunque il divario non è così grande e ci si può sperare. Poi ho una curiosità anche Walter Nerone. No, io diciamo più che altro facevo una considerazione che volevo condividere con il presidente Sebastiani. Fallita, almeno per quello che ne so io, il tentativo del Palermo di prendere Di Carmine, mi pare che sostanzialmente in Serie B gli equilibri non siano cambiati molto. Forse un po' il Parma. Sì, ecco il Parma, però voglio dire, guardando il rendimento del girone d'andata, se il Pescara abbassa di mezzo gol la media di quelli subiti e le alza di mezzo quello dei gol fatti, il rendimento nei gol fatti, diciamo che secondo me la situazione resta molto equilibrata, molto aperta e direi anche tecnicamente abbastanza scarso a livello generale. Riferito invece al presidente Campitelli, io mi sono fatto un'idea sul suo Teramo, pur avendolo visto pochissimo, lo ammetto. I numeri dicono che era una squadra afflitta da pareggite acuta. Credo che sia la squadra che ha pareggiato di più in Serie C. Io non so se questo era perché il tecnico, diciamo, aveva una mentalità diciamo poco propensa al rischio, ma se per esempio dei 10 pareggi ne avesse portato a casa 2 a risultato pieno, oggi staremo a parlare di ben altra classifica. E mi piacerebbe capire se dietro questa rivoluzione c'è anche una considerazione su questo elemento, diciamo, una squadra che sembra non avesse abbastraggio, per dirla in termini crudi.
Perfetto, allora Presidente Campitelli, ha ragione Walter, 10 pareggi, la squadra che ha pareggiato di più nel girone B del campionato di Serie C, soltanto 4 vittorie, ma neanche 3 sconfitte, 6 per la posizione di classifica che occupa attualmente il Teramo. Ma lui ha proprio, ha visto, anche se ha visto poco il Teramo, però ha analizzato la verità, perché io credo che quando si gioca a calcio si gioca per vincere, perché quando si gioca per non perdere poi o pareggi o perdi. Quindi era subentrata un po' questo tipo di paura, questo tipo di, freno a mano tirato, di mentalità che i ragazzi, poi essendo anche alcuni giovani, lo somatizzano con da subito. E quindi, eppure all'inizio, Presidente, chiedo scusa se la interrompo, all'inizio, le prime giornate, io per esempio ho visto una straordinaria partita in casa con Ravenna, vinta 3-2, la squadra era sbarazzina. Poi che cosa è subentrata, non lo so, una paura, diciamo, ci difendevamo troppo. Poi lo stesso Daniele, che è venuto a vedere delle partite, diciamo che all'inizio, anche io e lui abbiamo notato che la squadra era molto sbarazzina e dava sempre l'impressione di non arrendersi mai. Dopodiché non è che la squadra è cresciuta, ma secondo me ha fatto dei passi indietro. Ha fatto dei passi indietro. I playoff sono un obiettivo possibile per il tempo, visto che insomma, credo, le distanze sono 5 punti. Sì, credo sono di 5. Sì, perché se noi dobbiamo credere sempre. Perché altrimenti, anche perché ha rivoluzionato l'attacco, insomma, no, sono arrivati anche attaccanti importanti. Abbiamo, diciamo, ne eravamo prima 6, oggi ne siamo lo stesso 6, con degli elementi, con la speranza che siano che fanno qualche gol di quelli che hanno fatto già mettendo sotto pressione Ottavio prima. Palladini, ma perché chiedere Capitello. Scusa, ma perché chiedere qualche vittoria in più significa mettere pressione? Gli allenatori si devono mettere in mente che questo è un lavoro che lo devono fare bene. Poi la pressione credo che ce l'hanno i presidenti giorno dopo giorno, con i sacrifici che debbono fare e tutto il resto. Siamo assolutamente, se poi la pressione è che un allenatore viene esonerato e viene lo stesso pagato, credo che noi imprenditori, se potessimo essere pagati anche quando non lavoriamo, le cose non vanno bene, sarebbe una cosa bellissima. Quindi le pressioni credo che non ci sono. Ognuno si deve assumere la propria responsabilità. Siamo d'accordo. Ed è così la vita. Quindi. Presidente Sebastiani, intanto, ecco, prima di rispondere alla domanda di Enrico Giancarli sui playoff, che diventano a questo punto l'obiettivo, presumo, principale di questa società e di questa squadra, c'è da dire che in Serie B, per esempio, l'Empoli ha fatto. Credo che Giancarli abbia detto questo. No, sulla domanda, se può essere un obiettivo. Poniamo il paletto dei playoff o no? Ma noi il paletto dei playoff, come diceva Luciano, lo dobbiamo porre sempre, perché se pensiamo di avere una squadra competitiva, dobbiamo pensare ai posti là davanti. Quindi possiamo, è competitiva o no la squadra? Dopo a mio avviso è competitiva, perché se questa è una squadra che non può competere con le prime 8 squadre del campionato, vuol dire che abbiamo sbagliato tutto. Le prime 8 è generico, 7º, 8º, 6º posto, 5º. Ma guardate, prima Walter, nell'analizzare il Teramo, ha detto se avesse fatto 2 vittorie invece di 2 pareggi, magari staremmo parlando di altro. Il Pescara, se non avesse buttato all'aria quello che ha buttato all'aria, staremmo parlando di ancora di più di altro. 5 o 6 però rimonte. Se l'abbiamo fatta queste cose, vuol dire che qualche carenza ce l'abbiamo, perché non è che poi vinci 3-0, ne prendi 3, ne rischi di prendere 4 e non hai carenze. Evidentemente hai carenze, e su questo penso che debba lavorare chi deve lavorare, cioè l'allenatore, non è che posso lavorare. Viviamo la giornata, vediamo. Quindi io dico che secondo me abbiamo una buona squadra. Questa squadra ha dimostrato che contro le grandi ha sempre fatto belle partite. Ci siamo persi un po', anzi, contro quelle squadre che potevano essere alla nostra portata, anzi forse qualcosa anche meno. Quindi dobbiamo essere più attenti, più cinici in alcune situazioni, perché molte volte siamo di una superficialità che fa spavento. E poi per il resto deve lavorare la squadra, ma deve lavorare il mister, perché assolutamente.
è il suo lavoro, non posso non ci sono dubbi. Allora, per quanto riguarda l'Empoli, ha inserito due giocatori nel suo organico: Maietta, esperto difensore centrale, classe 82 dal Bologna, e poi anche Rodriguez, che è un ottimo attaccante dalla Salernitana, ma di proprietà credo del Chievo, è un classe 91 spagnolo che ha sempre comunque segnato in Serie B. Poi è chiaro, il Parma ha preso Ciciretti, soprattutto Ciciretti, ma anche Bach, regista del Foggia, e poi il Foggia, che è la squadra che forse ha effettuato più movimenti di tutte le altre, con 6-7 acquisti, ha innervato tutti e tre i reparti della squadra di Giovanni Stroppa. Il Palermo, diceva bene Walter Nerone, il Perugia ha rifiutato l'offerta del Palermo per Di Carmine, anzi Di Carmine rimane a Perugia e torna a Cagliari il nordcoreano Han, che aveva fatto benissimo nelle prime giornate di campionato, diversi gol, un po' come Pettinari, e poi si è diciamo così un po' smarrito negli ultimi tempi. Allora ci fermiamo per l'ultima volta o la terza, adesso non ricordo, comunque linea a Danilo Cinquini. Eccoci qui, allora torniamo in diretta da studio, prima di collegarci ancora con il ristorante Bolsena da Enrico Giancarli e Walter Nerone. Allora facciamo il riepilogo della situazione, arrivi e partenze nel Pescara e nel Teramo, visto che il mercato si è concluso da 45 minuti. Prego Presidente. Se ne passa ancora. No, stiamo quasi per chiudere Presidente. Ha fretta di tornare a casa? Sua moglie la reclama. Sicuramente. Allora, vediamo arrivi e partenze del Pescara, velocemente, e poi il Teramo, con la rosa naturalmente che è stata affidata a Ottavio Palladini, tra l'altro un buon pareggio nella partita di Ravenna, ottimo primo tempo devo dire Presidente, il Teramo sembra un'altra cosa, anche se non possiamo giudicare soltanto per 90 minuti, non ci pronunciamo, anche perché poi nel secondo tempo forse ha un po' abbassato il baricentro, consentendo troppa iniziativa ai padroni di casa, però insomma è stata sicuramente una buona prestazione. Arrivi nella Pescara Fiamozzi, Macin, Falco, Bonino, Yamga, Gravion e Cernaz, attaccante argentino. Vogliamo vedere vediamo le partenze e poi il gol di Bonino realizzato 2 anni fa, abbiamo estrapolato dai nostri archivi quando militava nel Livorno a Lanciano, era il dicembre del 2015, il Livorno perse 2-1, doppietta di Monachello se non vado errato, gol di Bonino ad accorciare le distanze. Allora partenze: Gaz, Zampano, Benalì, Selasi, Del Sole, Canutè, Forte, Milicevic, Pigliacelli, Lattelat e Rossi. Vediamo il gol di Bonino, di cui si parla molto bene. Bonino l'anno scorso ha giocato nel Siena, 8 gol in Serie C, 2 anni fa era come detto nel Livorno, un solo gol in Serie B realizzato proprio in questa partita contro il Lanciano, dicembre 2015. Questa è una prima azione di Bonino che va in progressione, uno che insomma è molto veloce, prestante fisicamente e soprattutto veloce, e qui di testa accorcia le distanze, un gol a conti fatti inutile, però insomma fa capire un po' quali sono le caratteristiche di questo giocatore, no Presidente? Prestanza e pare anche questo è un velocità. Giocatore su quale si dice un gran bene, sì. È chiaro che ha un po' ripercorso la strada anche di Ciro prima di arrivare a Pescara. Assomiglia anche un assomiglia po'. Assomiglia anche fisicamente, quindi noi chiaramente ci auguriamo che possa ripetere quello che Ciro ha fatto, soprattutto perché, ribadisco, la Juventus su questo ragazzo crede molto e gli addetti ai lavori parlano molto bene di questo ragazzo. Abbiamo avuto la possibilità di prenderlo, l'abbiamo portato a Pescara, avrà il tempo per mettersi in mostra anche lui, e saranno bere tutte le cose che di buono si dicono di lui, vuol dire che avremmo fatto un altro buon acquisto. Assolutamente, noi ce lo auguriamo. Qualche difficoltà quest'anno nella prima parte della stagione all'Alessandria, 18-19 presenze non da titolare, 0 gol per questo giocatore, classe 1996, acquistato a titolo definitivo dal Pescara nell'ambito dell'operazione lo scambio con Mancuso, che da giugno sarà della Juventus e dunque resterà sino al termine di questa stagione nella corte di Zeman. Vediamo invece gli arrivi e le partenze nel Teramo e poi torneremo da Enrico Giancarli e Walter Nerone. Dunque arrivi e partenze ufficiali questo mercato di gennaio: Castagna, Bifulco, San Domenico, Gondò o Gondo, come si pronuncia Presidente? È un ivoriano, dovrebbe essere Gondò. Panico, Rossi e Cretella del Gavorrano, classe 94. Le partenze, eccole qui.
Conferma tutto, no Presidente? Non ci sono stati movimenti dell'ultimo minuto. Lewandowski, Paolucci, Foggia, Altobelli, Soumaré, Barbuti. A me dispiace molto per Paolucci, classe 96, un ragazzo che purtroppo non ha trovato lo spazio che forse avrebbe anche meritato. Ma sicuramente è un ragazzo, a me piace molto, però poi parliamo di allenatori, sono tutti quanti, hanno tutte le loro idee, giustamente, e quindi non ha fatto, ha giocato pochissimo. Ed era giusto perché il ragazzo voleva giocare ed è giusto che vada a giocare. Assolutamente, al Monopoli. Allora andiamo da Enrico e Walter, che hanno mangiato tutto praticamente. Vedo che proprio non c'è. Come sempre la mia considerazione da fare ai due presidenti, poi c'è Walter Nerone che continua a prendere appunti. Tra l'altro Walter Nerone ci faceva notare, guardando le immagini che hai recuperato tu Massimo di Bonino, una certa somiglianza, magari se dovesse accorciare un po' i capelli, con Ciro Immobile, no Walter? Sì, però deve accorciare un po' i capelli. Deve accorciare i capelli e evitare di sbattere contro i portieri, perché Ciro cattivo, ci gira lì, magari è stato un caso. Il ragazzo crescerà però. Allora io al presidente Sebastiani vorrei chiedere, ricordando un po' quello che è stato il cammino di questo campionato del Pescara, dove noi umili addetti ai lavori, Walter, abbiamo definito spesso la squadra non zemaniana, in virtù dei risultati, i migliori sono arrivati, mi viene da pensare Parma, Cremona o Foggia, quando la squadra non ha giocato secondo le caratteristiche di Zeman, ma è stata una squadra molto più compatta. Dove ha giocato con le caratteristiche di Zeman, ad esempio a Cesena, ha subito 3 gol in 10 minuti. Ecco, in virtù di questo, se in estate il presidente, quando si è fatto il grosso del mercato, ha qualche grande rimpianto, come con qualche giocatore che non è riuscito a portare a Pescara, che invece poteva essere più adatto alle caratteristiche di Zeman. Per quanto riguarda invece il Teramo di Campitelli, mi piace molto quello che ha risposto poco fa Luciano Campitelli, nel senso che la classifica è corta, che la zona playoff allungata dalla riforma Gravina di qualche anno fa può essere un obiettivo, soprattutto per quanto visto almeno per 80-85 minuti a Ravenna. Io ho visto una squadra con tante qualità ed è giusto che guardi anche in virtù di questo mercato alla zona playoff. Non so se hai delle considerazioni anche tu. Ah, oddio, Ottavio Palladini lo conosciamo troppo bene per dubitare delle sue capacità. Ovviamente secondo me il vero salto di qualità il Teramo lo deve fare nella gestione delle partite. Io ribadisco quello che ho detto prima, con quei numeri bastava rischiare un pochino di più, magari porti a casa anche una o due sconfitte in più, però con 2 vittorie in più eri là, eri già in zona playoff. Beh, a fare la differenza, Presidente, ha ragione. Andiamo d'accordissimo. A fare la differenza sono quelle 3 sconfitte interne. San Benetese, Gubbio, Vicenza. Tre fanno la differenza. Che noi potevamo sicuramente, metti che una la perdevi, ma 2 vince. Certo. Quindi è questa la differenza. Però ci sta. Come ha detto Daniele, quando perdi vuol dire che qualche cosa ti manca, ci sono dei limiti, speriamo che con questi acquisti, con il nuovo mister, possiamo superarli per iniziare a vincere qualche partita in più. Presidente Sebastiani, allora su quanto asseriva Enrico, no? È chiaro che questa squadra, diciamola tutta, non è perfettamente congeniale, almeno all'inizio, adesso speriamo che lo diventi, alle caratteristiche del verbo zemaniano. Ha giocato e vinto soprattutto quando non ha giocato da Zeman. Prima parlavamo della squadra di 6 anni fa, no? Mm-hmm. Dove c'era Sansovini, che non credo che sia un giocatore zemaniano, dove c'erano giocatori come Romagnoli, Capuano, che non mi sembra che siano due difensori centrali velocissimi, anzi, dove c'erano tanti ragazzi sconosciuti e dove c'era un ragazzino che poi è diventato un fenomeno, si chiama Marco Verratti, e un altro ragazzino, un altro e due ragazzini che venivano da un'annata, parliamo di Ciro Immobile, dove non l'aveva mai struciata, e un altro che aveva giocato in Serie C con Zeman facendo dei bei gol a Foggia. Tra l'altro Immobile è allenato da Conte, no? Vorrei ricordare, assieme.
Io non sono d'accordo quando leggo il lunedì mattina, quando si perde una partita, il Bari dà due gol a Zeman. No, il Bari dà due gol al Pescara, così come quando si vince, non è che vince Zeman, vince il Pescara con tutta la squadra e tutti i ragazzi. Io non lo so che cosa significa Zemaniana o non Zemaniana, detto molto sinceramente. Perché se per Zemaniana penso che la squadra che abbiamo visto a Cesena è Zemaniana, penso si possa chiamare una squadra Zemaniana. Io non credo nemmeno che il mister sia contento di vedere una squadra Zemaniana che vince a Cesena, che domina a Cesena e poi prende 4 gol a Cesena, esce, e chi non ha visto la partita dice vanno massacrato, e invece non l'hanno mai vista a Cesena la palla. Quindi ci vuole sempre un po' più di equilibrio, per cui io penso che questa squadra, con quello che gli saprà ancora dare il mister, diventerà una buona squadra. Con i nuovi giocatori che abbiamo preso, sicuramente abbiamo cercato di colmare quelle due o tre lacune che si dovevano colmare, e adesso il lavoro che continua a fare il mister dall'inizio, perché non ci dimentichiamo che ha cominciato da quest'estate, a oggi, fino a stamattina, e con l'impegno dei ragazzi in campo, sicuramente poi nelle prossime settimane cominceremo a vedere di che pasta è fatta questa squadra e dove può arrivare. La cosa che mi conforta moltissimo è che questa è una squadra che ha lavorato durante il mese di gennaio veramente tanto, ma tanto, ma tanto, e quindi in queste prime partite un po' sulle gambe c'è stata per motivi di carico di lavoro, però sappiamo anche che questi ragazzi non hanno mai tirato indietro né la gamba, non si sono mai tirati indietro negli allenamenti duri del mister, e se è vero come è vero che questi lavori poi escono, probabilmente fra un po' cominceremo a vedere una squadra che corre, che ha qualcosina in più dal punto di vista fisico delle altre. Sì, perché probabilmente manca proprio questo, e siccome a livello, se vogliamo, no? E siccome a livello tecnico, certo, le qualità ci sono, perché non si può discutere giocatori come Brugman o quando mi parli di terzini, sì, sono d'accordo con te, difensori centrali, ma io penso che se prendiamo, e torniamo all'inizio della trasmissione, sì, Presidente, sì, però se prendiamo i nomi, no, ma è giusto mettere un po' il puntino su. Vabbè, ma sono punti di vista diversi. Sì, sono punti di vista diversi, però voglio capire in Serie B chi ha i difensori centrali che abbiamo noi, e poi li valutiamo uno per uno. Poi dopo è chiaro che se ci hai un allenatore che gioca in un certo modo, probabilmente se i nostri, se fossero stati tutti bene, avrei potuto anche convenire. Purtroppo, vedi, insomma, 3-4 giocatori non hanno mai giocato. Tanti, cioè, difensori, tanti difensori fanno delle grandissime figure in altre squadre, perché ci sono allenatori che parcheggiano il pullman davanti, certo, alla difesa, e quando sei in 5, in 6, in 7 a difendere, forse si fa, certo, prima a fare bella figura. Quando si gioca come giochiamo noi, che molte volte si difende in due, e dopo buttare la croce addosso al difensore che diventa un difensore scarso, io non sono d'accordo, perché i nostri difensori non sono assolutamente scarsi. Però sappiamo come Zeman, con pregi e difetti, lo sappiamo, insomma, è un allenatore che fa, sappiamo anche fa questo tipo di mestiere da 40 anni, non è che lo conosciamo anche da oggi. Un giocatore come Pettinari, quindi, che non aveva mai fatto quello che sta facendo quest'anno, con un allenatore come Zeman sta facendo quello che sta facendo. Quindi se da un lato è qualcosa in più, dall'altro lato è qualcosa in meno. Ma questo lo si sapeva già dall'inizio. Allora, 23:59, vogliamo vedere invece la rosa del Teramo, perché sì, non l'abbiamo ancora mostrata la grafica. L'intera rosa del Teramo dopo questo mercato che viene definito di riparazione, che in realtà ha rafforzato e non poco il Teramo, perché se andiamo a vedere i nomi che compongono l'organico oggi, dopo la chiusura del mercato, mi sembra che sia stato fatto un salto di qualità, almeno sulla carta, e mi riferisco al reparto arretrato, al reparto offensivo. Barbuti lì, No, Barbuti, vabbè, lo togliamo perché questa l'avevamo fatta prima di andare in onda. Allora, Barbuti, come già detto all'inizio della trasmissione, è andato alla Gavorrano. Questa
e la rosa con i portieri Calore e Bifulco, difensori Ventola, Sales, Rossi, che ha risolto col Pescara e si è accordato col Teramo, classe 86 che non ha bisogno di presentazioni, Pietro Antonio, Speranza, Caidi, Diallo, Milillo, poi centrocampisti Amadio, Graziano, De Grazia, Ilari, Castagna e Varas. Io lo considero centrocampista, anche se Varas è un elemento talmente duttile e soprattutto un grande giocatore che può, addirittura l'abbiamo visto anche come esterno di fascia nel 3-5-2, quindi insomma tutta fascia, ma può fare sia la mezzala che l'esterno d'attacco. Poi gli attaccanti sono Bacio Terracino, Gondò, Panico, San Domenico, Fratangelo, Mancini, Fagioli e Tulli. Naturalmente Barbuti, come detto, è passato al Gavorrano. A proposito, i termini di questa trattativa: prestito con diritto di riscatto? Sì, in caso di salvezza. In caso di salvezza del Gavorrano, che è ultimo in classifica del girone A del campionato di Serie C. Una bella rosa, insomma. Una rosa, credo, giusta, perché in Serie C ci sono 5 sostituzioni, quindi può darsi che fare 5 sostituzioni di quella rosa è una rosa giusta. Quindi 24 elementi è corretto. È corretto. Ne abbiamo due per ogni evenienza, quindi per ogni ruolo va bene. Cioè, Ottavio Palladini ha chiesto 24-25 elementi. Sì, sì. E lei lo ha accontentato. Ma anche prima c'erano. A differenza del suo tanti, no, io devo dire che quando il Pescara vince 3-0, 2-0 e poi si pareggia, a me mi esce fuori il sangue. Perché sono dolori insopportabili. Assolutamente. E quindi, a prescindere Zeman o meno, la gestione molte volte è importante. Certo. Allora, facciamo così, l'ultimo collegamento perché dobbiamo chiudere. Andiamo da Enrico Giancarli e Walter Nerone. Enrico. Eccoci. Allora Massimo, domanda flash mia per Daniele Sebastiani, a cui chiedo una risposta con un nome secco, nel senso che mi ricordo la prima domenica sportiva dove il presidente Sebastiani è venuto ospite, ha giustamente ricordato come sia Oddo che Eusebio Di Francesco li ha lanciati lui come allenatore. Volevo chiedere se in futuro ha in mente un nome di un allenatore che magari oggi non è importante e che potrebbe diventare l'allenatore del futuro come Oddo e Di Francesco. Non so se è una curiosità anche Walter Nerone, per chiudere. Oh, oddio, io alla tua osservazione, alla tua domanda avrei una risposta che è anche un auspicio. Franco. Massimo Epifani. E vediamo che dice il presidente allora. Ma io penso che in questi ultimi anni l'Abruzzo stia dimostrando che ci sono in giro, c'erano in giro tanti bravi tecnici che hanno avuto la possibilità di allenare e oggi sono nella massima serie, perché al di là di Marco Giampaolo, che già si conosceva ma che comunque sta dimostrando di essere veramente un grande allenatore, Eusebio oramai non è più una sorpresa per nessuno, Massimo sta dimostrando, se ce n'era bisogno, che purtroppo una stagione sciagurata può capitare a tutti, e anche l'inesperienza ha giocato il suo ruolo, ma comunque sia è un allenatore che ha idee, che si farà strada, parecchia strada. Non vorrei dimenticarmi nemmeno Cristian Bucchi, che è partito da Pescara, che ha fatto molto bene negli anni passati e che purtroppo ha avuto solamente, a mio avviso, la sfortuna di fare lo stesso percorso di Eusebio. Quando Eusebio partì da Pescara per andare a Lecce quell'anno in Serie A, il sottoscritto in macchina tornando da Milano gli disse: probabilmente stai facendo qualcosa di troppo avventato, e secondo me la strada giusta, cioè il percorso giusto, è quello di crescere con gradualmente con calma e acquisendo le esperienze giuste, perché essere stato un grande giocatore non significa poi necessariamente diventare un grande allenatore. Per quanto riguarda i nuovi, mi sei scordato Vivarini. Vivarini, Vincenzo Vivarini. No, ma a parte adesso stavo parlando dei miei. Sicuramente Vincenzo. Sì, sicuramente Vincenzo Vivarini è un allenatore che purtroppo anche lui quest'anno ha avuto. Sinceramente non ho capito che cosa ha avuto, perché esonerato è un allenatore che è terzo in classifica. È inspiegabile, però sai, tante volte ci sono anche problemi, magari di rapporti che noi non conosciamo. Per i nuovi, per quanto riguarda i nuovi, io penso che anche nelle categorie inferiori in Abruzzo ci sono bravi allenatori, perché al di là di quelli che abbiamo noi, perché noi abbiamo
a Massimo Epifani, che penso abbia dimostrato tra i dilettanti di essere veramente uno che ci sa fare sul campo. Certo. Nel nostro settore giovanile ce ne sono di bravi, però potrei fare qualche altro nome che oggi non fa parte più del Pescara. Gigi Hervé, secondo me, è un allenatore che potrà fare l'allenatore. Ottavio Palladini, a mio avviso, non è una scoperta, ma è un allenatore che ha già dimostrato di poter fare l'allenatore a buoni livelli. Mi viene in mente, per esempio, lo stesso Fabio Montani, certo, che a mio avviso, perlomeno sul campo, sta dimostrando di essere uno che ha le idee e ci sa fare. Adesso forse dimenticherò qualcuno. Però secondo me l'Abruzzo evidentemente Campolone, sì, è una terra Campolone, di... Anche Gianluca Colombello che Gianluca... meriterebbe un'opportunità, purtroppo bisogna avere santi in paradiso per allenare a tutti i livelli evidentemente, perché quando non c'hai uno sponsor, perché tanto va così, no? Purtroppo è così. Anche Montani, ecco, io non voglio fare polemica in chiusura, Montani ha fatto una grande gavetta, lo scorso anno ha vinto sul campo un campionato, quest'anno si è ritrovato praticamente senza squadra. Se non fosse stato per Salvatore Di Giovanni, che lo aveva esonerato 9 anni fa in eccellenza, anzi tanto di cappello, al presidente del San Nicolò, probabilmente Montani non avrebbe trovato squadra. Cioè mi sembra veramente tutto assurdo. Sì, però Massimo, poi ridurre tutto al santo in paradiso non lo ritengo nemmeno corretto, per rispetto degli altri, perché... No, io mica non voglio fare di tutto l'erba un fascio, però penso è indubbio che non ci sia meritocrazia, che... Presidente, lo sappiamo a tutti i livelli. Purtroppo è così, la vita va avanti, ho capito, però non è che tutti... Però io penso una cosa, senza fare critica a nessuno, io penso che poi però... i rapporti si costruiscono, e se c'è chi è più bravo a costruire anche i rapporti, oltre ad essere bravo sul campo, però bisogna fare merito, dare merito anche a questi ragazzi. Ci vorrebbe un'altra trasmissione di un'ora e mezza, però io mi chiedo, Vivarini, terzo in classifica, 2 punti dalla vetta, viene esonerato, destituito dall'incarico e viene ingaggiato Andrea Azzoli. Vorrei capire che cosa ha fatto Andrea Azzoli nel calcio per meritare una panchina così importante come quella dell'Empoli. Vorrei capirlo, ma poi questo, magari sarà questo bravo nei rapporti? Non lo so, però io vorrei vedere che cosa sa fare in campo. Andrea Azzoli sta dimostrando però adesso che sta facendo bene. Io sono d'accordo con te che Vincenzo non meritava di essere esonerato, però evidentemente sono altri ragionamenti che noi non conosciamo. Perché io ho fatto l'esempio di Vivarini per dire che è eclatante. Ecco, non... Sì, è eclatante come l'ho detto io prima, certo. Quindi è sicuramente un'anomalia, però è anche vero che magari poi... subentrano altri fattori che uno non conosce dall'esterno e magari non può giudicare. Se uno dovesse giudicare gli allenatori o gli esoneri, il numero uno al mondo sarebbe Campitelli, perché ne esonera talmente tanto. Lui la spiegazione l'ha sempre data: ho bisogno di conoscere un po' di gente nel mondo del calcio, allora cambio allenatori, direttori. Presidente, come risponde a questa provocazione il suo amico Sebastiano? Non rispondo, purtroppo lui mi ha cambiato lo stesso. Diciamo che più cresci di categorie più costano, quindi ti trattieni. Purtroppo l'allenatore, credo che per me, quando devo esonerare un allenatore, è una sconfitta proprio personale. Certo. Non è facile, chiaro. Assolutamente no. Poi qualsiasi cosa fai non è che cambiando l'allenatore tu azzecchi. Io penso che anche quando cambi sbagli lo stesso, però che fai? Se noi andiamo a vedere in Serie C tutte quelle squadre quest'anno, perché in certi anni tutti quelli che cambiano allenatore fanno peggio, quest'anno chi ha cambiato allenatore, tu vedi nel nostro girone, stanno tutti sopra, vedi, tutti ci hanno superati tutti. Beh, lo stesso Cavasina, la guida del Sant'Arcangelo, ha cambiato passo. Non sa che ha perso una volta o due volte. È vero, ha cambiato passo, tant'è che adesso ha gli stessi punti del Teramo. A proposito, il Vicenza ha 8 punti di penalizzazione, ci dobbiamo aspettare? Sì. 8 punti? Sì, perché... Quindi la salvezza è blindata, Presidente. Ma io alla salvezza non ci sto pensando. L'anno scorso mi sono preoccupato perché vedevo un gruppo proprio senza capo e né coda. Quest'anno c'è una base e quindi su quella base sicuramente si lavorerà per il meglio, e credo che noi qualche soddisfazione da qui alla fine ce la toglieremo. Perfetto, allora chiudiamo il collegamento con il ristorante Bolsena per i saluti, anche perché davvero abbiamo sforato, e chiediamo scusa al nostro Danilo Cinquino in regia, Enrico e Walter Nerone.
Ciao, un saluto, buon proseguimento. Chiaramente per il presidente Campitelli e il presidente Sebastiani è valido l'invito di Gianluca ad arrivare qui tra poco per uno spaghetto no, 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 meglio che non vengano, si raffredda ormai. Ci pensi tu, Walter? Avete già mangiato? Buona serata a tutti. Avete già spazzolato tutto, quindi non è che veniamo. Avete spazzolato tutto. Grazie, grazie a Enrico Giancarli, a Walter Pierone. Tra l'altro è sfumato anche il passaggio di Politano al Napoli, malgrado una buona offerta, credo più di 23 milioni, qualcosa del genere, adesso sono poco preciso. Politano che fu preso in quel pacchetto da Roma, no? Da Giorgio Repetto, no? Politano, Frascatore, Viviani e Piscitella, se non vado errato, Presidente. Sì, 2013, ma... fu quell'operazione fatta... 2013, sì, sì. L'anno di Marino. Presi... Politano, Frascatore, Politano, Piscitella e Viviani. Politano l'abbiamo preso che era stato a Perugia. Sì. Sì, però dico di proprietà della Roma. Di proprietà della Roma. Frascatore, Piscitella e Viviani, che dovevano essere, diciamo, i tre giocatori importanti, no? Perché poi Viviani, certo. Viviani sta dimostrando di essere un giocatore importante. Invece Frascatore gioca col Sud Tirol. Piscitella l'ho perso di vista. Frascatore che era veramente una promessa, sì. Perché aveva giocato anche nel Sassuolo, qualche fisicamente, presenza. Fisicamente un bel piede, sì. Incredibile. Sinistro, per il momento non ha mantenuto. Sì, nel Sud Tirol, però anche Viviani. Piscitella uguale. Sì, sì. Sta giocando. Quella bene. Fu un'operazione molto importante. Ma noi con la Roma abbiamo sempre fatto belle operazioni, perché abbiamo sempre avuto tanti giocatori della Roma ogni anno del settore giovanile. Infatti quest'anno mi ero preoccupato perché non ne avevamo nemmeno uno, e quindi sono andato di corsa a prenderne uno adesso. E chi sarebbe? Su? Machin della Roma. Ah, Machin, sì, come centrocampista, ex Brescia, ha segnato un solo gol quest'anno proprio contro il Pescara l'Adriatico, Giovanni Cornacchia, ex Lugano e Trapani, di proprietà giustamente, come ricordava il presidente, della Roma. È una mezzala, però un elemento insomma piuttosto duttile, mi dicono, può anche giocare da regista. È un elemento, parlavo ieri per telefono con Massimo Cellino, che si lamentava del fatto che il ragazzo non è voluto rimanere a Brescia perché riteneva che era il miglior giocatore che aveva a Brescia. Ah. È un elemento di cui tutti parlano veramente un gran bene. Balzaretti ha fatto di tutto e di più per cercare di farlo venire a Pescara, perché ritiene che questo giocatore possa veramente trovare la consacrazione. Una consacrazione importante qui a Pescara. Noi abbiamo preteso un diritto di riscatto che sia in linea con le nostre possibilità, certo. Perché vogliamo lavorare anche per noi stessi, oltre che per lavorare per le assolutamente. Per siccome insomma si punta sui giovani, l'ultima domanda, che non è una provocazione, giovani, e quindi si darà continuità il prossimo anno al lavoro di Zeman? Ma noi siamo, per il momento siamo soddisfatti del lavoro che sta facendo il mister. Poi per essere soddisfatti bisogna essere sempre in due, quindi certo. Come dicevo prima, no? È chiaro che se il mister continua a lamentarsi può darsi che non ci vuole stare più a Pescara. Ma io non credo che si sia lamentato. No, come prima ha detto, no, mi ricordo se Walter ha detto domani mattina continuiamo a sentire lamentele. Perfetto, allora chiudiamo qui, in bocca al lupo al Teramo per questo nuovo volto che ha dato. Grazie. Soprattutto l'attacco il presidente Capitelli, ma soprattutto anche al direttore sportivo Sandro Federico, che insomma si è insediato da pochi giorni e ha messo, no, ha piazzato dei colpi comunque importanti. Come così? Cioè, non ha fatto nulla. Quello che no. Doveva fare. No, però insomma si è presentato già bene, no? Molto Sandro bene. Federico, in bocca al lupo Ottavio Palladini, sabato Teramo Pordenone, sì. Ore 16:30, Pordenone ha fatto la partita della vita contro l'Inter a fine novembre in Coppa Italia, dopodiché 3 punti nelle successive 5 partite, in grave flessione direi, perché ci sono solo 5 punti di margine tra voi e il Pordenone. Sicuramente è una grossa squadra, anche perché ho letto che hanno acquistato 4-5 giocatori, sì. Pure loro, sarà una partita per noi molto importante, ma sono sicuro che faremo una gran bella partita e faremo di tutto per vincere la partita. Tra l'altro Leonardo Colucci, l'allenatore del Pordenone, che rischia a questo punto, era nel novero dei candidati lo scorso anno, me lo sì, ricordo, sì, sì, estate 2016, sì, sì, sì. Ad occupare la sì, sì. sedersi sì, proprio sulla parchetta. Sì, siamo fatto una bella chiacchierata con Colucci e...
però poi non. La mandata a casa. No, perfetto. E bocca al lupo anche alla Pescara, sabato Frosinone e Pescara. Il Frosinone è sicuramente una corazzata di questo campionato al pari del Palermo, in casa non ha mai perso, ha perso soltanto due partite contro il Perugia e il Novara, non perde da quasi quattro mesi, caro Presidente, 8 ottobre 2-1 a Novara. Secondo me è la più forte del campionato in assoluto, il Frosinone a mio avviso è la squadra più forte in assoluto ed è la squadra che, se andiamo a guardare le partite che abbiamo fatto, è quella che ci ha messo più in difficoltà di tutte, anche se eravamo andati in vantaggio per 3-0. Il Frosinone aveva già una grandissima squadra con un organico affiatato, sicuramente è un programma e un modo di intendere il calcio diverso dal nostro, perché comunque di giovani di belle speranze ce ne sono veramente pochi, sì. Però devo dire che a mio avviso è la squadra in assoluto più forte del campionato. Oh, tra l'altro noi ci siamo dimenticati del Frosinone, che era già una squadra di spessore, pronti via, a gennaio si è rinforzato l'11 Ciociaro grazie agli innesti di Cipsa e di Cone, che conosciamo bene a Pescara perché è stato uno dei protagonisti della cavalcata trionfale in Serie A l'anno di Zeman 2011-2012, quindi una squadra insomma sicuramente la più forte del campionato, al pari del Palermo. Grazie ancora al Presidente Campitelli, grazie al Presidente Sebastiani, un ringraziamento particolare a Danilo Cinquino e a voi per l'attenzione. Buonanotte.